Genial. Un gioco da 2 a 4 giocatori, durata media 30-60 minuti. La preparazione consiste nel piazzare la plancia in mezzo al tavolo e ogni giocatore avrà il proprio segnapunti. Piazzerò dei cubetti colorati, ciascuno sul simbolo del colore corrispondente, e ogni giocatore avrà anche un portatessere con 6 tessere che non devono essere esposte agli altri giocatori. Lo scopo del gioco è totalizzare più punti possibili piazzando le tessere sulla plancia di gioco. Il punteggio di ogni giocatore verrà dato dal cubetto, tra i vari colori, il cubetto che rimane più indietro rispetto agli altri. Tra tutti i cubetti che sono rimasti indietro tutti i giocatori, il punteggio più alto tra tutti i cubetti che sono rimasti indietro segnerà il vincitore della partita. La partita si svolge in 3 fasi, quindi il piazzamento, il calcolo del punteggio in base alla relativa tessera che ho piazzato e il ripristino della tessera pescando dal sacchetto. Per piazzare una tessera bisogna rispettare dei requisiti. Bisogna tenere in considerazione delle cose. Allora, prima di tutto, nessuna tessera può essere piazzata al di fuori dell'area di gioco. In 2 giocatori, solo e esclusivamente l'esagono bianco al centro della plancia verrà considerato. In 3 giocatori si aggiungerà lo strato grigio scuro, mentre in 4 giocatori verrà considerato anche l'ultimo strato, quello più scuro. Le tessere devono essere piazzate su 2 spazi vuoti, almeno, e non possono andare a coprire una tessera già esistente oppure una già prestampata sul tabellone. Le tessere non devono essere obbligatoriamente connesse tra di loro, ovvero io potrei piazzare anche una tessera al centro della plancia, ma questa non mi totalizzerà punti. Le tessere possono essere piazzate anche accanto a simboli non uguali, come in questo caso. Il viola è vicino al verde, ma solo se questa tessera vi totalizzerà dei punti. In questo caso mi fa un punto per il giallo. Le tessere devono essere piazzate obbligatoriamente, quindi i giocatori non possono rifiutarsi di piazzare una tessera, è obbligatorio. Come si fanno i punti con queste tessere? Il punteggio verrà dato, allora, innanzitutto la tessera è composta da 2 esagoni messi adiacenti ad altri. Verranno considerati tutte le tessere dello stesso simbolo in linea retta per ogni lato di entrambi gli esagoni. In questo caso il giallo, così mi totalizza un punto. Se qua ci fosse stata un'altra tessera e avessi messo il giallo qui, mi totalizzava 3 punti, 1, 2 e 3, uno per ogni lato. Se ci fossero stati altri gialli, non importava. Per quale motivo? Perché bisogna andare sempre in linea retta. Ovvero, se metto questa tessera, la posiziono qui, farò un punto giallo per questa direzione, uno per questa direzione e 2 per quest'altra direzione. Questi altri non li prendo in considerazione, anche se sono adiacenti. Se avessi piazzato la tessera da quest'altra parte, avrei totalizzato punti sia con il giallo che con il viola. 2 punti per il giallo e 1 punto per il viola. Se posiziono 2 tessere dello stesso colore, come ad esempio 2 arancioni, e le metto così, totalizza il punteggio solo una delle 2 tessere, ovvero la seconda tessera, il secondo esagono non mi conta per il primo e farei soltanto 2 punti.
Se invece posiziono la tessera in quest'altro modo, totalizzo 2 punti per un esagono, perché vado in una direzione e poi verso l'altra. Poi passo al conteggio dell'altro esagono, che mi totalizza 1 punto perché tocca solo una tessera arancione in una direzione, e quindi ne faccio 3. Se piazzo 2 tessere uguali, quindi entrambi gli esagoni non si conteggiano a vicenda, quindi si considera tutte le direzioni esclusa quella dove è attaccato l'altro esagono, quindi vado per le 5 direzioni. Poi, una volta che ho piazzato la tessera, ripristino le 6 tessere pescando dal sacchetto. Pesco dal sacchetto e ripristino le mie 6 tessere. Solo in un modo posso cambiare le mie tessere. Quando, una volta pescato dal sacchetto, una volta pescata la tessera dal sacchetto, mi accorgo che non ho neanche una tessera del colore del cubetto che mi è rimasto più indietro di tutti. In questo caso, se io ho il blu e l'azzurro indietro di tutti e mi accorgo che non ho tessere azzurre, come in questo caso, scopro le mie tessere agli altri giocatori, ripesco altre 6 dal sacchetto, ne ripesco altre 6 nuove dal sacchetto, poi rimetto le tessere precedentemente scartate nel sacchetto. Il gioco finisce quando non ci sono più spazi nella plancia di gioco e quindi non si possono più mettere tessere.